Oggi ti racconto di una ricetta che mi preparava la mia mamma quando ero piccola. Cannelloni di crepe cotti in friggitrice ad aria e le dosi sono per due persone. Volendo poi le puoi sempre raddoppiare. Ecco qui, sono troppo buoni. Ti ricordi? Avevamo preparato le crepe qualche giorno fa. Ho utilizzato metà dose per i cannelloni e il resto per la merenda delle nipotine. Ed ecco qui, poi ho preparato il sugo. Come mi ha insegnato mia madre, il sughetto semplice con solo un po' di cipolla, olio, passata di pomodoro e acqua, sale e cuoce per circa 20 minuti. Mettiamo da parte, nel frattempo prepariamo gli spinaci, regoliamo sempre di sale e mettiamo da parte in un piatto. Olio nella padella e rosoliamo il macinato. Spezzettiamo bene bene, vino. Se non piace il macinato a pezzettoni, sminuzziamo ancora col cucchiaio di legno. Facciamo ritirare, sminuzziamo gli spinaci, io utilizzo la forbice per fare prima, ed uniamo la carne rosolata. Mescoliamo, mettiamo da parte. Io riutilizzo tranquillamente il piatto di prima. Il sugo è quasi pronto e nel frattempo prepariamo la farcia. Ricotta, parmigiano, il macinato con gli spinaci. Mescoliamo e se occorre possiamo aggiungere un po' di sale, si può anche assaggiare perché tanto non c'è l'uovo crudo. Prendiamo una crepa, spalmiamo il sugo e poi da un lato la farcia. Cubetti di mozzarella, parmigiano e arrotoliamo. Stringiamo leggermente in modo tale da non far fuoriuscire la farcia ed ecco qui è pronto il primo cannellone. Sugo nella teglia, volendo si può anche imburrare la teglia. E poi adagiamo i cannelloni uno vicino all'altro. Questa volta ne ho realizzati 7 grandi, ma si possono fare anche 8 se si riduce la farcia all'interno del cannellone. Li vessiamo con il sugo, poi aggiungiamo tocchetti di mozzarella avanzata ed il parmigiano. Ed adesso sono pronti per essere cotti. Io li ho cotti in friggitrice ad aria per circa 10-12 minuti a 180 gradi, ma puoi cuocerli anche in forno caldo a 200 gradi per circa 20 minuti. Che ne dici? Sono troppo buoni! E mamma mia, sono speciali! Provali e fammi sapere. Ed infine gli ingredienti per te delle crepe, sugo e farcia. E seguimi per altre ricette. Lascia un like e un commento. E alla prossima ricetta!